Comunque, insomma, confermi il sistema di gioco, non è che potrebbero essere magari cambiamenti anche per quanto riguarda. A oggi sì, a oggi sì. Sì, il fatto che Tinder comunque giocherà la notte per comunque smaltire il fuso orario. Questo è forse tra tutti quelli che sono in nazionale, potrebbe essere l'unica situazione anomala, nel senso che si è fatto di tutto per anticipare le partite internazionali al martedì, in modo da avere un giorno di recupero, i viaggi, eccetera, eccetera, ma lui giocando domani sera tornerebbe poi giovedì. Quindi vediamo come torna, come sta, se ha voglia di giocare, vediamo. Quindi Quintero è un grande punto interrogativo, diciamo. Sì, rispetto agli altri, dovrò parlare con i ragazzi, se la sentiranno, se saranno stanchi, se saranno in grado di fare allenamenti in un certo modo. È una settimana anomala, no? Strana. Vediamo poi come tornano, se saranno acciaccati o se staranno bene. Io mi auguro, scusami, mi auguro che tornino tutti con dei buoni risultati, in modo che ci possa essere entusiasmo, no? Quindi voglia di fare bene. A proposito degli acciaccati, la situazione di Colucci e Modesto sono recuperabili Modesto, sì, ha fatto l'ultimo allenamento domenica con la squadra, ha provato anche a calciare, quindi diciamo che praticamente tutti i test, per vedere se poteva stare con la squadra, iniziare con la squadra oggi, sono andati bene. Adesso vediamo nel proseguo, comunque sì. Colucci lo dobbiamo valutare, da oggi. Riferimento. Colucci è un giocatore che per caratteristiche forse è l'unico di tutta la rosa che può ricoprire il ruolo da centrocampista centrale, giocando in un centrocampo a tre. Gli altri potrebbero essere forzati. Potremmo vedere anche un centrocampo con Cascione al posto di Colucci in Non lo difesa so, non lo centrale. so, non lo so. Non Mi sei invece lo so. sulla Vediamo in questi giorni. Modesto, invece la domanda di Luigi più o meno la stessa, che tipo di posizione potrebbe ricoprire in questo che è l'attuale modulo? Solo terzino basso sinistro oppure lo vede anche magari come alternativa, non so, come esterno alto, magari come No, le partite che ha giocato molto bene, quindi in questo momento se non ci sono stravolgimenti di una difesa magari con più uomini, ma esterno, sinistro, basso. Senti, Colucci, mettiamo che non recuperi, no? Potreste anticipare l'esperimento di Quintero davanti alla difesa, così. Non lo so, avere a disposizione degli allenamenti, avere a disposizione delle settimane per poter impiegarlo lì, però effettivamente a parte qualche volta nel precampionato, qualche volta in amichevole, il ragazzo non ha mai giocato lì, potrebbe essere una forzatura, anche perché poi forzatura per il ragazzo, ma forzatura anche per una questione di tempistica. Lui arrivando giovedì, sì, giovedì farebbe il primo allenamento venerdì, ma sempre se le condizioni sono buone, quindi potrebbe anche saltare l'allenamento di venerdì. Quindi io all'allenamento ho trovato una squadra comunque consapevole di aver fatto una prestazione negativa, ma allo stesso tempo una squadra in salute, perché la squadra si è allenata bene in questi 7 giorni, si è allenata altrettanto bene e bisogna proseguire su questa strada. Io la partita di domenica brucia, per quello che vi ho detto, per i miei sentimenti rimangono gli stessi. Non si molla e si continua a lavorare così. Allora, per quanto riguarda la fiducia della società, io non posso far altro che ringraziare, e il fatto di essere stimato ripetutamente e oltretutto anche confermandolo sui giornali, a voi anche in qualsiasi situazione, mi fa soltanto che piacere, dimostra che probabilmente il lavoro che si sta facendo è buono. Per quanto riguarda il discorso di proseguire così, cioè io non mi fermo, non mollo, vado avanti, conosco soltanto questa strada, ma questa strada per me è positiva, e quindi non vedo perché devo cambiare o fare diversamente. Poi giusto una cosa, scusami Orlando, per chiarire, perché l'altra volta quando ci hai detto
che comunque avevi un organico a disposizione, che comunque forse non era all'altezza di tutte le altre squadre, tu non volevi sicuramente sminuirne la qualità. No. Io ho ribadito due volte in questo momento, quindi credo che aggiungere altri discorsi non servano. I ragazzi sanno quanto li stimi e quanto posso puntare su questa squadra, assolutamente, e l'ho detto anche a più riprese, mi sembra, no? Perché questa squadra si salverà alla grande portando entusiasmo e voglia di giocare a calcio, di questo ne sono convinto e mi sembra di averlo detto in tempi non sospetti. No, io parlavo più che altro, ho puntualizzato perché le difficoltà oggettive hanno probabilmente nascosto qualcos'altro, quindi volevo puntualizzare questo, ma i ragazzi non finisco mai di dire che sono bravi e che possono crescere e di credere in loro stessi. Ecco, infatti alla luce di quello che dicevi proprio la scorsa settimana, lo stesso Bucchetti era d'accordo, in più ha aggiunto, secondo me è una considerazione anche interessante, forse proprio per questo... In un momento del genere, in cui magari la squadra ha delle difficoltà oggettive per tanti motivi, sarebbe meglio prima non prendere gol e poi magari pensare alla fase offensiva. Questo in sintesi, non so se avevi letto. Io penso che sì, io. Non so se confermate che voi. Sì. Forse che parlava in particolare del momento dopo aver subito il primo gol con la Lazio, ci abbiamo voluto un po'. A me non è sembrato questo. Io se non lo so, la sensazione che dopo aver preso gol non eravamo così arrembanti come dovevamo esserlo, come è stato descritto. Noi eravamo forse svuotati dal gol preso e piano piano col passare dei minuti abbiamo preso consapevolezza, abbiamo preso campo, tenendo conto delle difficoltà del secondo e del terzo gol. Una squadra che va all'arrembaggio non prende gol 2 contro 5. Però dico in generale quello che dice Bocchetti, ti trovo d'accordo oppure? Ma è una coperta corta, bisogna sapere attaccare insieme e difendere insieme. Mi dispiace continuare a dire che a più riprese ho sempre detto e ho sempre ripetuto questo, però è la realtà dei fatti, difendere insieme e attaccare insieme. Si lavora nella fase offensiva e si lavora nella fase difensiva. Non sempre l'abbiamo fatto con continuità, non sempre l'abbiamo fatto con continuità nell'arco della partita e da qua prendo magari spunto nel dire che ci sono giovani, ci sono molti ragazzi con mentalità diverse e bisogna fare quadrato. Quadrato è il senso di allenarsi insieme, di stare insieme e migliorare giorno dopo giorno, sapendo quello che si vuole fare tutti insieme. Come stai vedendo la risposta dei ragazzi, sia quelli più giovani che meno giovani? Cioè, ti cominciano a seguire in mano una loro identità? Perché a parte un po' di intervalli, come diceva anche Orlando, cioè Cagliari si è vista un po' di più questa tua risposta, che comunque tu ci hai sempre detto, tu dalla prima conferenza stampa ci hai detto che credi in questo lavoro e che quindi... E infatti i risultati cosa hanno portato? A maggior ragione, se andate a rivedere la conferenza stampa alla vigilia della Lazio, io ho detto che la settimana è stata la miglior settimana della stagione. È proseguita in altrettanto modo, perché questa settimana, pur allenandoci in 14, ci siamo allenati benissimo e mi auguro e spero di continuare così, tenendo conto dei ragazzi che sono fuori, che sono in nazionale. Sul mercato Sebastiano ha detto che non è vero. Ci sono altre domande? No, se me lo permetti. Sì. Prendendo questa domanda molto alla larga, magari avete e hai in particolare tu già un quadro ben preciso, cioè se cominciasse domani il mercato sapresti già con precisione dire al direttore chi ti piace di più, dove no, facciamo che a questo gioco io non gioco. Però voglio soltanto dirvi che questa squadra qua ha soltanto bisogno di portare lo stesso entusiasmo degli allenamenti. Non mi
non mi stancherò mai di dirlo, e purtroppo sono stato smentito domenica scorsa, ma mi auguro di confermarvi tutto quello che di buono sto dicendo. Quindi non voglio sembrare presuntuoso, sono convinto di quello che dico, credo in questa squadra, in questi ragazzi, per quello che stanno facendo, e niente, c'è soltanto la possibilità di riportare quello che si sta facendo negli allenamenti. Dell'Udinese vogliamo parlare magari sabato, oppure no, ci puoi anticipare qualcosa? Se volete, io posso parlare adesso, poi parlo giovedì che ho un'altra conferenza, parlo sabato. Mister, con le dovute proporzioni, no. Chiaramente ci siamo, con le dovute proporzioni, Pescara e Udinese assomigliano un pochino, nel senso tanti giovani, chiaramente lì c'è un nucleo di giocatori esperti per il consolidato, primo parte Colucci, allora io parlo partiamo beh sì probabilmente sì, per quello che si è fatto quest'estate è una squadra che è stata rifatta per tanti giocatori, quindi si è ripartiti da zero, se vogliamo. L'Udinese è una realtà consolidata che da anni smantella o vende i migliori, poi rifà da capo, e quindi sarebbe bello che il Pescara diventasse e potesse diventare l'Udinese. Ti perché sorprende la classifica dell'Udinese, un punto in meno? Mi sorprende, però se vado a vedere due anni fa, 5 sconfitte, un punto, poi sono arrivati in Europa League, in Champions League. Poi c'è il Liverpool dell'altro ieri. No, poi c'è anche il Napoli, perché la partita che hanno giocato con il Napoli hanno giocato alla grande. Quindi non mi sembra una squadra che sia in difficoltà, anzi al contrario, forse magari c'è qualche giocatore che non sta rendendo come le attese, però è una squadra davvero importante. Ma